Buongiorno Giugizzes, nuovo giorno. Ogni volta che inizio un vlog Daniele si soffia il naso, ma è una consuetudine, probabilmente sono io che ho un pessimo tempismo. Comunque, nuova giornata, il tempo è questo, un po' bigio, molto londinese, ma d'altra parte tutti ci avevano detto che ieri eravamo stati molto fortunati. Che cos'altro voglio dirvi? Niente, adesso facciamo colazione. Oggi probabilmente ci divideremo. Daniele, sua sorella e Davide, Alessia e Davide andranno a fare un giro per Londra. Io invece mi dedicherò un po' allo shopping perché ognuno ha le sue perversioni ed è giusto assecondarle. Comunque, col fatto che ieri sera ho bevuto ed ero ubriaca, oggi c'ho un mal di testa cosmico e ben mi sta. Ma tanto niente mi ferma perché oggi giornatona, me lo sento. A dopo. Pronti, comincio la giornata. Fra poco ci divideremo. Sono già in fronte a me. Il tempo è grigio, ma non piove. C'è il vento. Mi sentite? Speriamo di sì. Ok, qua le nostre strade si dividono. A dopo allora, ci vediamo dopo. Buona giornata! Ciao! Sono da Primark, avevo un po' di roba, che ne dite? Proviamo il prossimo. Può darsi. Piccola pausa in albergo per posare questa cosetta qua. Perché ovviamente ho fatto spese da Primark. Gli altri sono ancora in giro per i fatti loro. Adesso io mi muoverò di nuovo e poi ci incontreremo a un certo punto. Si riparte. Dai, è forte.
arrivati, ce l'abbiamo fatto. Che belle occhiaie potenti, anche un po' di bassa, tutto il set di valigie. Avete passato una bella mattinata? Bene. Prossima tappa è Piccadilly, e un posto, cercheremo anche un posto dove mangiare. Pensavamo a Nando's, Chicken Nando's, tanto per. Ok, via, passo la metro. Ovviamente non si può fare il giro turistico di Londra senza andare da Piccadilly Circus. Grande classico, non potevamo non farglielo vedere, non portare qua Alessia e Davide, che è proprio il classicone, come andare a Roma e non vedere il Colosseo. Abbiamo scelto dove mangiare pranzo, ovviamente, ve l'ho già detto, Nando's, e l'abbiamo anche trovato, che è una splendida notizia. Direi che abbiamo mangiato. Abbiamo mangiato pollo fino in mille. Altro stop classico del turista. Tourist mode activated, siamo in Trafalgar Square. Davanti a noi c'è la National Gallery. Siamo in un altro dei posti che più amo di Londra, Covent Garden. Lasciamo Covent Garden, prossima tappa del nostro tour di Londra, Harrods, perché ovviamente se va a San Dio, tour di Londra, Harrods, quindi metro e via. Facciamo gli occhi di brutto, comunque, perché, vabbè, no comment. Se vi state chiedendo dove sono Alessia e Davide, ci siamo divisi, così ognuno poteva vedere quel che preferiva. Non so se avete notato, ma stava qua cadendo. Sono le 8 meno, le 8 è un... Sono le 8:20, siamo pronti per uscire per la nostra cena. Piove, siamo rientrati da un po' stravolti, da un po' ma non tantissimo. Quindi si parte, si rivà. Ciao. Tutti stravolti. E buon. Ok, andiamo. Thank you.
Dopo siamo al Babylon, siamo così. Siamo arrivati in questo posto. Dietro di me c'è la vista, ma non si vede. Un po' si vede, molto bene. C'è un gran bordello, posto molto carino, completamente fuori fuoco. Io, eccomi di nuovo. E al settimo piano. Ah, siamo al settimo piano su High Street Kensington. Molto chic, cioè molto chic. Salute, che bello averti qua. Siamo sul terrazzino con vista su Londra, niente male. Modello bellissimo. Freschino? Ma mica freschino? Per nulla, per nulla. Giuliana. Siamo arrivati. Un'altra giornata è finita. Ci vediamo domani 8:30 allora. Ciao. Ciao. E anche stasera ci hanno preparato il lettino. Ah, cosa mi... We trust you are having an enjoyable stay with us. Che carini, ci informano che stasera cambia l'ora. Secondo me... No. Attila Keller. Ta ta ta. E il duty manager. Ah! Ah! Bene, io direi che anche stasera ci possiamo salutare qui, invece di salutarci come spesso faccio nel letto più morta che viva. Vorrei annunciare ufficialmente che stasera non sono ubriaca, quindi a smentire il fatto che quando sono in vacanza sono sempre ubriaca. È stata una bella serata. Adesso si va a dormire e domani un'altra bella giornata londinese. Speriamo che il tempo sia un po' meglio di oggi. Per stasera è tutto. Per stasera è tutto. Ci vediamo domani. Vuoi salutare? Ciao, buonanotte. Buonanotte e buone botte. Ciao. Buongiorno Jiu-Jitsu. È venerdì mattina, sono le 7:25 e noi siamo in partenza per Londra. Ma questa volta non siamo da soli.